Finalmente arrivano buone notizie dopo il lungo periodo di difficoltà che ha vissuto la Royal Family, anche se non è ancora finito del tutto. Da mesi si parla moltissimo della malattia di Kate e anche dello stato di salute di Carlo, affetto da un cancro, proprio come la consorte del figlio erede al trono, William. La notizia della doppia diagnosi di tumore ha sconvolto il Regno Unito, ma anche tutti coloro che nel mondo sono interessati alle vicende dei reali. Inoltre, dopo un primo momento di shock, è seguito un silenzio stampa che ha inquietato ancora di più i sudditi e poi rumors e speculazioni che non hanno aiutato a mantenere un'atmosfera distesa. Adesso Kate sembra stia molto meglio grazie alla terapia e infatti ha presenziato a due eventi molto rilevanti, il Trooping the Colour e il campionato di tennis Wimbledon. Inoltre è uscito da pochissimo il suo libro biografico, altro segnale che indica l'importanza della sua figura e la strada che si sta delineando verso l'incoronazione di William e Kate. Oggi trapelano altre notizie che ci fanno comprendere che la macchina della monarchia va orgogliosamente avanti. Ottime notizie in casa Middleton, e riguardano anche George e Louis. Il principino George è sempre più al centro dell'attenzione e i sudditi sanno molto bene che come erede al trono si sta già preparando attentamente. È balzato agli occhi degli osservatori più attenti anche il modo in cui George, appena dodicenne, già si muove in modo disinvolto durante le uscite ufficiali e di come voglia somigliare al padre in tutto e per tutto, persino nell'abbigliamento. Oggi arriva un'ulteriore notizia che riguarda da vicino anche George e i suoi fratelli ed è importante perché sta a significare che nonostante le tragedie recenti la famiglia reale va avanti e lavora alacremente per perseguire i propri obiettivi. Alcuni esperti reali hanno sottolineato a questo proposito alcune scelte effettuate da Will e Kate. Più precisamente, il fatto che i padrini del principe George e di Louis hanno ricevuto nuovi ruoli e titoli come personale reale. La coppia, formata da Harry Aubrey Fletcher e William Van Katzem, fino ad oggi era al servizio del principe William e da ora in avanti avrà altri incarichi, più precisamente all'interno del team che si occupa della vasta tenuta del ducato, che è di 13.000 acri. Il loro compito sarà di consulenza in merito a varie proprietà rurali che si trovano nel Buckinghamshire, Oxfordshire, Berkshire e West Sussex, e cureranno anche altri ambiti circa alcune delle numerose proprietà commerciali di Will e Kate. Tutto è di nuovo in fermento dunque, e ciò fa presagire che probabilmente il brutto momento che sta attraversando Catherine a causa del cancro all'addome sia finalmente in via di risoluzione.